Elenina Fannarelli da Pocenia, Udine, scrive: caro dottor Oldegard, io sono della Basilicata, mi sono trasferita a Udine l'anno scorso. Le volevo dire, ho conosciuto un ragazzo di nome Erminio durante la fiera dei pupazzi in gomma piuma qui tra Zavattina e Carlino, a fianco del fiume Zellena, in provincia di Udine. La sera stessa abbiamo fatto sesso, quando le luci del camper si sono spente. Il giorno dopo, dato che ci eravamo scambiato il numero di telefono, io lo contatto e lui mi risponde con un messaggio veramente strano. Mi dice che se vogliamo rivederci per far sesso lo dovremmo fare con una frequenza logaritmica calcolabile attraverso l'integrale di Fourier o, nel caso di non bisestile, l'integrale di Gauss. La frequenza ottenuta andrebbe poi moltiplicata per la costante di Planck. A parte che a me sembra una cosa a dir poco assurda questa. Comunque io ho applicato i calcoli che lui mi ha detto, considerando anche le variabili d'insieme e applicando il numero di Advogat, come lui mi ha detto, ed escono fuori questi risultati. Praticamente il prossimo incontro con lui sarà tra 6 anni, in dicembre. Poi, come dopo ogni 7 anni, farei sesso con lui ogni 12 anni. E poi tra 8 anni sarà fra 25 anni. Ma come si fa a pretendere una cosa del genere? Ma le sembra vero? Ma le sembra giusto? Poi magari poi mi succederà che dopo qualche incontro devo aspettare 40 anni prima di far sesso con quest'uomo di nuovo. Io non avrò diritto a crearmi un'altra frequentazione dopo tutto questo tempo. Mi aiuti, dottore, non ci sarebbe problemi se il sesso con lui non fosse stato qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente fantastico, dottore. Io non credevo si potesse mai arrivare a tali livelli di piacere sessuale. È incredibile davvero. Domani spengo 28 candeline, spengiamole, però io che te lo devo dire, io sono veramente delusa. Mi aiuti, incredibile, non credevo che avrei potuto soffrire così. Ma gentile Elenina Fannarelli, non si trascuri. Non si trascuri, perché poi il problema diventerà sempre più complesso. Comunque a questo punto paziente ancora per questi 6 anni. Poi quella sera di dicembre, quando lo rincontrerà, applichi sul suo pene una polverina di tamarillo in soluzione microneurismica. Magari gli racconterà che si tratta di una lozione che rafforza l'erezione. Con tale preparato, che durante le fasi di stimolazione migrerà a livello periferico ai centri nervosi dell'ipotalamo, la capacità matematica del ragazzo scemerà sempre di più, fino a raggiungere attitudini percettive ardipitetiche, tale da indurre un rapporto continuo con lei. A quel punto però il problema sarà l'inverso, la frequenza del rapporto potrebbe essere anche di 6-7 volte al dì. Valuti bene il da farsi, anche se in questo caso il limite si potrebbe risolvere con un composto refrattarizzante da assumere per via rettale, come le cellule di Hargreaves policitemiche. Potrebbe mascherare l'applicazione come una pratica bondage. In tal modo la frequenza del rapporto sessuale con il ragazzo sarebbe semplicemente giornaliera una tantum. Stringa i denti e aspetti. Nel frattempo non disdegni di partecipare ad altre fiere, magari recandosi anche nella vicina Slovenia, in particolare Lubiana. Con rimostranza, il dottor Oldegard. Comunque mi contatti al numero di telefono, perché per via letteraria non posso assolutamente trovare una soluzione a un problema così complesso, perché non mi è mai capitato una cosa del genere. Questo ragazzo è certamente geniale, ma è veramente un pazzo. Arrivederci.